Ciao a tutti ragazzi, dopo questo bellissimo aneddoto di Fabio che ha dimenticato le cuffiette dentro e le sta andando a prendere, noi siamo pronti, benvenuti in questo nuovo video. Adesso si va dove? Oggi si va a Firenze, giochiamo contro la Mattagnanese, un match estremamente insidioso, dopo andremo a parlarne in macchina e anche in fase di telecronaca. Detto questo, adesso ci catapultiamo in macchina, andiamo in direzione al Tedo, da lì in poi Fabio prenderà il pulmino della squadra, come è successo per il match passato contro la San Giovannese, e andrà a Firenze, quindi ora è tutto pronto, stiamo sistemando la roba in macchina e possiamo andare. Seconda trasferta di fila, il calendario ha voluto così, insomma dalla prossima si rigioca in casa. Ciao ragazzi, l'ultima volta vi abbiamo invitato ad unirvi al nostro team, grazie per tutte le vostre richieste, però possiamo accettare solo i migliori perché il nostro club punta in alto, quindi se vuoi far parte del nostro club, allenati duramente, eleva il tuo livello e forse potrai giocare con noi per competere contro Ragnar, ZV Games e Gepata, che stanno facendo anche loro il team. E allora presto parteciperemo al campionato italiano dove gareggeremo tra di noi per vincere lo scudetto. Una grande possibilità per migliorare il tuo giocatore e indossare gli oggetti appropriati che puoi trovare nei pacchetti. Infatti ora stiamo cercando nuovi oggetti da indossare sul nostro giocatore. Se non dovessimo trovare il kit giusto, potremmo comunque trovarlo all'interno dei pacchetti. Ci sono diversi tipi: oro, bronzo, platino, argento, diamante, in cui possiamo trovare punti extra ed energia. Quindi non perdere altro tempo e prova anche tu Football Team Game. Link in descrizione, nel primo commento in evidenza, per far parte anche tu del team di Mauro. Eccoci dunque in macchina. Come sempre siamo diretti verso il Tedo, poi da lì Fabio si dividerà con i compagni per andare verso Firenze. Nel frattempo occuperemo questo tempo per fare a Fabio le domande che ci avete posto nei commenti e poi viceversa, quindi Fabio leggerà delle domande che ci avete fatto a me all'antimo. Andiamo dunque dentro con la prima domanda di Sal Diaye. Fabio, qual è la principale differenza tra le scarpe da calcio e quelle da futsal? Ti ci sei trovato subito bene? Sì, mi ci trovo bene. Vabbè, la differenza principale ovviamente è che il grip è completamente diverso, ma non è dovuto solo alle scarpe, anche al tipo di parquet. Con le scarpe da futsal, siccome c'è molto più contatto anche con la palla, essendoci ovviamente solo uno strato sottile di gomma. Adesso vado con un parere di Fabio Gomma, che dice: questo sport da emozioni che il calcio raramente sa dare, questa partita ne è la testimonianza. Vivere secondo dopo secondo le emozioni, la gioia, la tensione è veramente adrenalinico. Detto ciò, capisco il mister e dico a Fabio di non mollare perché arriverà il suo tempo e le sue soddisfazioni personali. Dunque, poniamo l'accento sul fatto che il calcio raramente sa dare queste emozioni. Cosa ne pensi? Sì, concordo. Cioè, la parte bella del futsal, secondo me, è che anche se si è sotto di due, anche magari tre gol, il fatto che il tempo sia effettivo rende la partita sempre tesa, sempre con possibilità di recuperare. Le emozioni comunque si susseguono più volte. Capita comunque molto più raramente, per esempio, come nel calcio, che la partita si stabilizza sul risultato e diventa scontata, diciamo. È veramente bellissimo secondo me. Tra l'altro scorsa settimana è arrivato anche un messaggio abbastanza importante dai ragazzi del Napoli, della Youtuber League, e ti hanno dedicato un gol. Ci tieni a dire qualcosa ai ragazzi che ti hanno salutato, ti hanno ringraziato comunque con una maglia e hanno pensato a te? Vabbè, ovviamente li ringrazio tantissimo, sono simpaticissimi e li voglio bene, mi ha emozionato il gesto, comunque sì, mi ha fatto un sacco piacere, li ringrazio e li saluto tutti. Che adesso farò io una domanda riguardo alla telecronaca. Don Mattia chiede: ragazzi, la bravura nel fare la telecronaca è dovuta ad uno studio barra lavoro specifico o semplicemente una grande preparazione prepartita? Vabbè, per quanto mi riguarda, che in realtà faccio più la parte di commento, ci siamo abbastanza buttati anche noi sulle telecronache, infatti non ci aspettavamo neanche noi probabilmente un successo del genere, però sicuramente più lo fa Antimo su questo, che lui comunque ci prepariamo chiaramente le cose, i dati, le statistiche, sono cose che andiamo a vedere ovviamente prima, c'è una preparazione dietro, però è comunque, non abbiamo mai fatto di mestiere, ci siamo buttati così un po' a capofitto. Allora adesso faccio una domanda invece ad Antimo. Quadre ST chiede: ciao Fabio, una domanda, i tuoi fratelli vengono pagati per aiutarti a portare questi tipi di contenuti mettendoci anche grande impegno? Comunque siete grandi, un saluto. Lo salutiamo, Anti rispondi. Allora, io ringrazio Quadra ST per questo commento. Allora, sì, diciamo che veniamo pagati fondamentalmente da YouTube, dalle entrate derivanti, insomma, dalle vostre visualizzazioni, dal vostro supporto e dagli sponsor. Quindi tutti e tre guadagniamo, ovviamente in percentuali diverse in base anche al carico del lavoro che viene svolto da ognuno di noi. E niente, questo è quanto, insomma. Comunque ragazzi, vi ricordiamo ancora di mettere mi piace, condividere, attivare la campanellina e soprattutto iscrivervi. Infatti abbiamo visto che ancora il 75% di chi guarda i video non è iscritto. Quindi fateci questo piacere per supportarci, portare nuovi video e continuare con questi contenuti. Eccoci, giunti finalmente ad Altedo, abbiamo Fabio sulla nostra destra che ci sta lasciando ufficialmente. Ci saluta, si divide, va con i suoi compagni. E vabbè. Dai, allora ci vediamo lì. Eccoci dunque in direzione di Firenze. Fabio è già andato con i compagni ad Altedo e noi adesso ne approfitteremo per rispondere ad altre domande in assenza però di Fabio, quindi magari parleremo un po' più di lui, sparleremo un po' di Fabio e quindi andiamo a leggere subito i commenti. Quelli più cattivi, insomma. Esatto. Vai, quelli che nessuno vorrebbe mai leggere. Partiamo dal commento che ha fatto più like. Andiamo con il commento di X Extreme.
Seguo Fabio da quando avete aperto il canale praticamente. Mi è sempre piaciuto come giocatore, ma ho sempre notato una cosa che lo ha contraddistinto e tuttora lo contraddistingue. Purtroppo ha un atteggiamento troppo blando, troppo morto, ed è questo che non lo sta aiutando e non l'ha aiutato in passato con tutte le occasioni che ha avuto. Un po' di cattiveria a Fabio, tira fuori gli attributi. Sei giovane, dovresti mangiarti tutti quanti. Non essere timido e chiuso su te stesso, lo si nota davvero tanto. Lavoraci su questa cosa perché a prescindere dalle qualità il carattere fa il 70% delle cose. Per il resto ti faccio in bocca al lupo sperando tu possa giocare e diventare titolare. Beh, allora te Fre, cosa ne pensi di questo commento? No, effettivamente, cioè, è vero, cioè, noi comunque anche in quanto fratelli conosciamo chiaramente molto bene Fabio, sappiamo che ha un atteggiamento comunque di solito un po' introverso, che fa fatica intanto a venire fuori. È questione di tempo sicuramente, consideriamo anche il fatto che ha penetrato in un contesto, però sappiamo che anche il tipo di personalità che è così è un qualcosa su cui ci deve lavorare anche sì, lui. No, sicuramente anche questo è il motivo poi per il quale insomma nei provini precedenti non è andato sempre al top, comunque anche quando è andato al top non è riuscito a portarla a casa per una questione di convinzione caratteriale. Però ho letto anche un commento sotto che risponde in maniera super egregia, condivido anche quello, insomma forse la verità sta nel mezzo, sì, tra il primo commento e quello in risposta da parte di Jacopo. Non essere timido, come se tu ti tagliassi un dito e io ti dicessi non sanguinare. È semplicemente un ragazzo introverso, il che non è un difetto ma un tratto caratteriale che sta cercando di costruirsi la sua strada col lavoro, rispetto e umiltà, e questo si vede. Personalmente in un ambiente estremamente tossico e malato come quello del calcio desidererei vedere migliaia di ragazzi come Fabio, piuttosto di quei finti fenomeni arroganti ed esibizionisti che si credono Maradona e poi non sanno stoppare un pallone in promozione. Secondo me ecco la verità registrata tra il commento che ha fatto più mi piace e la risposta di Jacopo. È vero, è importante cacciare fuori gli attributi, però cresciamo in un mondo in cui ci insegnano che è importante prevalere sull'altro anziché essere apprezzati per la propria persona, e questo secondo me è uno dei problemi principali della società di oggi in generale, tralasciando il tema calcio 5, calcio 11, calcio a 7. Fabio è andato bene infatti quando ha avuto mister che comunque l'hanno capito, l'hanno valorizzato e non volevano quell'atteggiamento tossico, non esigevano di andare in guerra alla battaglia, cioè quella è davvero roba spartana e che passa anche per un'ideologia sbagliata. Ognuno di noi deve dare il massimo, però sempre nel massimo rispetto, nella sportività massima. Invece ci insegnano che lo sport è una guerra. Sinceramente lo sport non è una guerra. Hai ragione, effettivamente l'essere timido non è che possa essere considerato come un difetto, però allo stesso tempo non sempre ci si trova nella situazione di Iliaca in cui si può sperare che tutto vada bene, di essere sempre al centro del progetto. È vero, Fabio è nato bene in contesti in cui effettivamente ogni tanto stava al centro di tutto, stava al centro della squadra, però chiaramente poi è difficile farlo anche quando non lo sei. E comunque grazie ragazzi per questi commenti, li apprezziamo molto. È bello comunque vedere le vostre analisi su Fabio e su questi aspetti, comunque ci prendete. Grazie, complimenti. Detto questo ragazzi, noi ora ci teletrasportiamo al palazzetto dello sport Gaddo Cipriani. Ci vediamo lì. A dopo ragazzi. Eccoci finalmente all'interno del Palasport Gaddo Cipriani, Borgo San Lorenzo, per vedere oggi il match valevole, la 16ª giornata del campionato di Serie B di futsal Mattagnanese Balsa. Sì, si pronuncia una partita molto equilibrata tra le due squadre. Entrambe vengono da un momento estremamente positivo. La Mattagnanese viene infatti da 6 risultati utili consecutivi, mentre dall'altra parte il Balsa viene da 5 risultati utili. Vedremo come si comporteranno entrambe le squadre e se daranno appunto continuità al loro periodo positivo. C'è da sottoscrivere il fatto che la Mattagnanese è la formazione più in forma dell'intero campionato. Meglio dei toscani non c'è nessuno. Anche l'Olimpia Regium e l'Atlante Grosseto, che sono a punteggio pieno, per differenza reti non sono al primo posto per forma fisica. Quindi uno scontro difficilissimo. Sarà importante per la squadra di Velimir Andrejc non essersi montati la testa dopo la vittoria esterna contro la San Giovannese. Andare avanti insomma sulla scia positiva che abbiamo visto fino ad ora, sarà un match decisivo anche perché fra ci sono 10 punti di distacco. Sì, appunto abbiamo visto 10 punti di distacco in classifica, sono tanti, ma lo erano anche 20 nella scorsa giornata, quindi vedremo come si comporterà il Balsa. E questo chiaramente può essere uno stimolo in più. Poi, come dici giustamente te, c'è da capire se i ragazzi Andrejc useranno la vittoria precedente per appunto dare più entusiasmo, oppure chiaramente potrebbe essere un malus, potrebbero essersi anche montati la testa. Lo vedremo nella partita di oggi. Allora noi adesso possiamo andare a piazzare le telecamere, a vedere il riscaldamento dei 10 protagonisti del rettangolo di gioco di oggi e andiamo. Tutto pronto, le formazioni hanno terminato di svolgere l'allenamento prepartita, noi abbiamo finito di piazzare tutte le nostre telecamere. Adesso le due formazioni sono negli spogliatoi per fare l'appello per i direttori di gara, dopodiché potremo assistere al 16esimo incontro del campionato di Serie B di futsal Mattagnanese Balsa. Andiamo. E con le due squadre nel tunnel che precedono l'ingresso in campo, vi diamo il benvenuto alla 16esima giornata del campionato di Serie B di futsal. Quest'oggi si sfideranno Mattagnanese Balsa. E sono due squadre che vengono da un momento estremamente positivo. Vedremo proprio per questo come si comporteranno le due squadre, quale delle due manterrà la striscia positiva, sempre che poi la partita non possa finire in pareggio. Comunque vediamo e seguiamo l'ingresso in campo. Non è mai facile per la squadra di Velimir Andrejc. Oggi arrivano i toscani, una delle formazioni più in forma, la più in forma del campionato, che per differenza reti la Mattagnanese è al di sopra anche di Atlante Grosseto e Olimpia Regium, che sfiderà nei prossimi incontri. Intanto seguiamo Fabio nel suo ingresso in campo, un Fabio concentrato, l'abbiamo visto sereno in settimana, ha lavorato sodo per conquistare qualche minuto in più quest'oggi. Vediamo se il mister del Balsa gli riserverà un minutaggio diverso. No, non sarà una passeggiata per entrambe le squadre, come vediamo dalla classifica sono in un'ottima posizione in classifica, il Balsa la sta risalendo, mentre la Mattagnanese si mantiene ancora in una posizione alta in classifica, 27 punti, vedremo se oggi riuscirà appunto a mantenere la propria posizione in classifica. Ma intanto andiamo a comunicarvi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Balsa, partiamo dagli ospiti che si schierano
con Dibiton in porta davanti a sé, come ultimo troviamo Pozzi, laterale destro Ferrante, laterale sinistro Conti capitano, come pivot troviamo Nicola Scalaia, dalla parte opposta invece c'è Becchi in porta davanti a sé come ultimo Secchioni, laterale destro Wojtek, laterale sinistro Garcia, come pivot troviamo Votano. È tutto pronto, si parte con Pozzi che tocca uno dei primi palloni dell'incontro, gioca per Ferrante, dunque Calaia spalleggia molto bene su Secchioni, poi torna indietro da Conti, cerca spazio, trova l'aiuto in Ferrante che sfida molto bene Garcia, poi però si allunga troppo il pallone e finisce sul fondo. Adesso calcio d'angolo per il Bazza con Calaia che va da Conti, il destro, ora Garcia va da Wojtek, l'uno contro uno di Wojtek che salta secco Calaia, poi Wojtek sull'1-2 con Votano, arriva il vantaggio della Mattagnanese dopo 2 minuti e mezzo all'incirca, arriva il vantaggio dello slovacco. Sì, questa è stata un'ottima combinazione della Mattagnanese, molto bravo Votano a scambiare con Wojtek, che poi è molto bravo di prima intenzione a battere di Bitonto e trova il gol del vantaggio. La Mattagnanese è praticamente al primo tiro verso la porta del portiere del Balza. E ora è già vantaggio Mattagnanese, sapevamo quanto fosse difficile questa partita, insomma non sono partiti benissimo i ragazzi di Velimir Andrej, vediamo quale sarà la reazione. E ora Garcia dentro per Votano, cerca di dribbleggiare un po' tutta la difesa, Votano fino in fondo, incredibile, arriva già il 2-0 di Votano, il Balza non è sceso in campo, il Balza è in bambola e raddoppio per i toscani. Grandissima giocata la parte di Votano che trova anche il gol dopo l'assist, esulta così e poi sicuramente trova la conclusione un po' inaspettata, quasi da terra, riesce a toccare il pallone quel tanto che basta per prendere il tempo a Di Bitonto e arriva già il time out. Arriva già il time out da parte di mister Velimir Andrej perché dopo non appena 3 minuti di gioco il Balza è già sotto di 2 reti. Sapevamo la complessità di una partita di questo tipo, non sapevamo insomma l'approccio così leggero, possiamo dire, da parte della squadra di Bologna quest'oggi. Vediamo ora dunque quale sarà la reazione del Balza, che cerca di imbastire una trama di gioco con Calaia, cerca il dribbling su Garcia, non riesce, ma è fallo laterale, battuto da Calaia che va da Conti, sbaglia tutto Votano, ancora Conti per riaprirla, per dare ancora un senso a una partita che sembrava non avercelo più. Roby Conti trova il suo 20° centro di stagione. Molto bravo Conti perché praticamente la prima conclusione che trova verso la porta realizza il gol del Balza in un momento difficile, in un momento complicato. E adesso è il momento del Balza sicuramente di reagire, di continuare su questa striscia. 21° gol in stagione, 20° in campionato, pardon, per Roby Conti, il capitano della squadra di Baricella. Adesso vediamo però subito Votano che si trova in zona offensiva, poi scarica indietro per Secchioni, Balza che deve avere pazienza, non ce l'ha ora con Pozzi che forza il passaggio, capisce tutto Secchioni che va ora a pescare Wojtek Turek che sfida tutta la retroguardia avversaria, ora sfida Pozzi, doppio passo di Wojtek, il tiro murato da Pozzi, poi la palla rimane lì, Votano, arriva anche l'11° gol in campionato di Andrea Votano, il Balza non c'è, è 3-1 Mattagnanese. Si trova ancora il gol Votano che incide su tutti i gol praticamente, sicuramente bravo ad approfittare anche di un pallone che era rimasto lì a metà a metà dopo il contrasto tra Pozzi e Turek. Bravo comunque a insaccare il gol che vale il 3-1. Vediamo ora quale sarà la reazione da parte della squadra di mister Velimir Andrej, squadra che oggi pare proprio non essere scesa in campo ed essere rimasta negli spogliatoi. Elegante col mancino, sbaglia tutto, rischia su Fadiga, poi Fadiga si va a riprendere il pallone, Conte attenzione il destro, la parata di Becchi in collaborazione con la traversa, cosa ha sventato qui la Mattagnanese, che parata di Becchi, la partita più difficile del Balza fino a questo momento. Ma seguiamo Wojtek e arriva anche il gol di Wojtek, trafitto di Bitonto sul primo palo, la palla di Pelagatti in diretta del numero 6, il Balza non c'è. Sì, Di Bitonto qua chiede scusa, effettivamente poteva fare di più, è andato quasi a chiudere il passaggio sul secondo, ma il primo è rimasto un po' incustodito. Wojtek comunque sempre molto bravo a cogliere gli errori anche altrui, in questo caso riesce a trovare il 4-1 ed è più 3 in generale per la Mattagnanese. Intanto vediamo che entra Fabio Di Mauro, il numero 11, esce Roberto Conti, il numero 7, è 4-1, primi 9 minuti e 17 secondi regalati alla Mattagnanese, questo lo si può dire. Adesso vediamo se ci sarà una reazione con Fabio che tocca il primo pallone, lo difende dall'attacco di Mangione, poi lo scarica indietro per Fadiga, dunque Calaia non riesce a stoppare, a riappropriarsi del pallone, poi va da Fabio, il controllo con la suola, torna sempre da Pozzi, poi il numero del numero 9 ai danni di Mangione, poi Fabio difende il pallone dall'attacco di Mukai e si affida sempre a Pozzi, dunque Fadiga rischia un po', Fadiga, Mangione gli prende il pallone, poi Fadiga se lo va a riprendere anche Secchioni, Secchioni contro Fabio, Fabio temporeggia, cerca di rallentare l'azione, riesce molto bene in questo caso a farlo. Adesso chiama il movimento di qualcuno, Conti, poi decide di tornare sempre da Fabio, che torna anch'esso dal numero 7, poi Calaia cerca il passaggio dentro, bene per Fabio, Fabio sul destro, il tiro! Il miracolo di Becchi, che tiro che ha fatto qua Fabio di prima! Bellissimo l'inserimento, bellissimo il pallone di Calaia, bellissima anche la parata di Becchi.
Sì, Fabio si è mosso molto bene tra le linee, ha trovato lo spazio giusto per muoversi appunto nelle file avversarie. E poi la conclusione con il destro non è stata perfetta, ma principalmente per meriti di Becchi, che ha chiuso bene lo specchio. Abbiamo visto anche dal replay, insomma, quanto è stato monumentale qui anche il portiere Marco Becchi, perché il tiro di Fabio era molto buono. Adesso vediamo Calai dentro per Conti! E ora vicinissima la rete del 4-2, il Balsa che ci sta credendo, sta giocando meglio. Però buono l'atteggiamento di Fabio, buono l'atteggiamento ora del Balsa, che sembra aver un po' ribaltato la partita dopo i primi 10 minuti da panico. Sì, il Balsa sta crescendo, bravo Fabio anche in questa conclusione, magari non perfetta, però abbiamo visto spesso strozzare questo tipo di tiri nelle ultime giornate. Colpisce comunque bene di collo, poi la palla finisce alto. Intanto esce proprio Fabio Di Mauro, entra Samuele Mordacci con la 29, il 5 da parte dei compagni. Mordacci, numero di Mordacci su Wojtek, poi va dentro da Conti! Incredibile miracolo di Becchi, già il secondo consecutivo. E ora vediamo Garcia col tacco dentro per Wojtek, l'azione potrà mutarsi da offensiva in offensiva, ma bravo Mordacci, poi sbaglia la cosa più facile. Dunque Garcia va da Wojtek, fa sedere un po' tutta la difesa, poi Wojtek col sinistro, non riesce a colpire. Non riesce a fare la cosa più facile Turek Wojtek. Adesso tanta confusione. Ma che giocata ha fatto prima Samuele Mordacci, che ora lascia il posto a Criscione. Aveva fatto sedere non uno qualunque, ha fatto sedere Turek Wojtek. Ora attenzione a Garcia, che può ripartire molto bene il numero 5 con maestria. Poi sbaglia la cosa più facile, capisce tutto Ferrante, sbaglia anche lui, tanta confusione. Votano può ripartire, Pozzi monumentale ancora in chiusura. Che pulizia il numero 9 del Balsa. E ora prova a imbastire un'azione pericolosa con Fadiga, che effettua un dribbling ottimo ai danni di Mangione, che si becca il secondo giallo della partita. Adesso Gigi prova a far esplodere il destro, poi ci ripensa, va da Calaia che sfida l'uno contro uno Mangione. Calaia! Palla a lato, buona l'idea, non troppo l'esecuzione. Può ripartire il numero 5, calcio con la punta. Quando mancano ora 0 secondi alla fine. E arriva ora il fischio del direttore di gara. Il primo tempo si conclude sul punteggio di Mattagnanese 4, Balsa 1, un Balsa che non c'è. Se il Balsa non ha approcciato bene questa partita, poi piano piano si era anche ripresa, però in generale non si può recriminare sul risultato. La Mattagnanese merita di stare avanti, lo ha fatto sicuramente con merito. Sicuramente Andrej deve risistemare dei suoi. Il tuo miglior primo tempo. No, ma te ha chiuso bene lo specchio, è stato bravo pure lui, eh. Eccoci alla fine della prima frazione di gioco. Al termine del primo tempo il punteggio dice Mattagnanese 4, Balsa 1. Una gran partita da parte dei toscani, che stanno imponendo il proprio gioco. Sono partiti fortissimo, dopo un po' il Balsa ha messo le cose a posto. Però il sentore che si è avuto dalla tribuna è che la squadra di mister Velimir Andrej è partita un po' troppo sulle gambe, con un atteggiamento un po' troppo leggero, un po' troppo superficiale forse. Sì, non ha disputato un buon primo tempo la squadra di Andrej. Penso che alla fine non sia neanche un discorso legato alla spavalderia che possa aver portato l'ultima vittoria, ma vedo proprio delle facce poco convinte che sin dal primo minuto non credevano di poter portare a casa questa partita. Sicuramente non stanno facendo un buon primo tempo, d'altro canto sicuramente c'è da dare i meriti alla Mattagnanese, che sta disputando una partita eccezionale. Onestamente, per quanto mi riguarda, sembrano anche migliori rispetto agli avversari settimana scorsa, mi sembrano superiori alla San Giovannese. Andiamo col secondo tempo, però prima volevo fare due considerazioni su Fabio, che secondo me è entrato benissimo. Quando è entrato la squadra paradossalmente ha trovato un certo equilibrio, si è mosso molto bene, ha sfiorato il gol in più riprese, bell'atteggiamento, bene in difesa della palla. Posso dire che è stata la miglior partita di Fabio secondo me, nonostante l'avversario, la Mattagnanese, che è davvero fortissima. Sì, io concordo totalmente, penso che Fabio abbia disputato un primo tempo eccezionale per quei pochi minuti che ha fatto. L'ho visto comunque entrare bene in partita, ha tirato anche, ha avuto un'occasione buona sul piede destro, poi è stato molto bravo il portiere a chiudere. Penso comunque uno dei migliori del Balsa per quanto abbiamo visto. Onestamente del Balsa non si stanno salvando in molti, devo dire. Di Pitonto lo sa anche lui che non sta disputando la miglior partita che ha fatto nelle almeno ultime tre. Anche lo stesso Ferrante, secondo me, è un pochino sottotono la prestazione di oggi. In generale un Balsa che nel secondo tempo deve sicuramente dare un segnale, deve dare una reazione. Allora adesso ne andiamo dentro con il secondo tempo e godiamoci questi altri 20 minuti di gioco effettivi. Eccoci nella ripresa, eccoci in questo secondo tempo. Vediamo se mister Velimir Andrej avrà suonato la sveglia ai suoi. Insomma, generalmente parte sempre molto bene il Balsa nei secondi tempo, c'è da vedere se lo riuscirà a fare anche oggi. C'è sicuramente da ripartire su quelle che sono state le precedenti prestazioni, il Balsa deve ripartire da lì e vediamo se farà in questo modo, in questo secondo tempo. Adesso Ferrante va da Calaia, molto bene Calaia, apre Calaia ed è 4-2, la riapre l'arciere, sempre lui, egemonia Calaia, la sua mastodontica supremazia fisica, le si è vista anche oggi. Molto bravo Calaia, in questo caso ha vinto lui il duello con Turek Wojtek, ha fatto uno stop orientato bellissimo e poi ha insaccato il gol che riapre la partita, è 4-2, il Balsa in partita. 4-2, terzo gol consecutivo per Abra Calaia, ci ha preso gusto il 10 di Bitonto, Ferrante, dunque Fadiga, prova a accelerare bene il numero 3 che ci crede, bello lo sprint di Fadiga, con la punta, il tocco sotto, per poco non fa l'Eurogol Ettore Fadiga. Che si dispera così. Maizi e Conti, anche se sembra scontata la battuta da parte del capitano. Parte Maizi, la finta anche di Ferrante. Conti! Sulla linea! Riesce a impedire l'accesso al pallone in porta. Un giocatore della Mattagnanese, se non ho visto male, Votano.
E adesso Di Bitonto va lunghissimo proprio da Ferrante. La parata in due tempi di Becchi, che è ancora monumentale. Con un doppio intervento sventa il 4-3. Ma che partita sta facendo tra i pali Becchi? Adesso sbaglia tutto Conti, capisce tutto Garcia, che va da Wojtek, che fa fuori ancora Conti. Wojtek gioca dentro per Garcia e arriva anche il gol di Marzio Nazareno Garcia. Ma che 5-2. Giocata, ma che giocata da parte ancora una volta Turek Wojtek, che ha trovato lo spazio giusto per servire sul secondo palo Garcia, che da lì a due passi non può sbagliare. Gol che vale il 5-2. Adesso il Balsa deve risalire una montagna. 12° gol stagionale, 11° in campionato per Garcia. Insomma, Conti era stato graziato in precedenza, non in questo caso, un po' come tutto il Balsa. Ed ora è 5-2. Dunque Fabio sfida Wojtek, le finte di corpo del numero 11, che poi decide di andare indietro da Ferrante. Dunque Fabio, bello il numero su Mangione, poi insomma è scivolata, non riesce a recuperarsi il pallone. Attenzione a Mukai, che sfida Ferrante, lo fa fuori Fabio, molto bene su Mukai, poi rischia un po' anche Fabio, la palla rimane lì, Fabio in scivolata, è un tackle rischiosissimo quanto provvidenziale, riesce a togliere le castagne dal fuoco. E ora Calaia mette in out, perché restano a terra sia Francesco Mukai che Fabio Di Mauro, che ora viene ringraziato da Di Bitonto per l'ottimo intervento difensivo. Sta giocando bene Fabio, anche quando gli arriva il pallone è sempre bravo, ha le idee chiare, lo vedo molto lucido. Adesso Calaia va da Fabio, vuole il pallone di ritorno per il 10, capisce tutto Mangione, che è molto bravo il ripiegamento difensivo, così come Secchioni. Che belle le idee di Calaia, in questo caso alla fine non è... Adesso che è bella anche l'idea di Fabio, che dialoga molto bene con Crescione, avrebbe dovuto dargli il pallone di nuovo a Fabio probabilmente, ma c'è un fallo, fallo di Francesco Mukai, cartellino giallo. Parte Abra Calaia, il palo! Attenzione, Wojtek sbaglia tutto, Fabio ne può approfittare, prova a partire, poi non gioca il pallone a Calaia, decide di fare tutto da solo, decide di fare tutto in maniera sbagliata in questo caso. Adesso attenzione, la palla lunga di Becchi per Mangione, la parata di Di Bitonto, e poi Crescione prova a ripartire, Fabio bellissima l'invenzione in direzione Calaia, che gioca dentro per Crescione! Ci arriva Becchi, che anticipa l'intervento di Crescione. Che bella azione. Capisce tutto anche Fabio, che ora si ritaglia lo spazio per il sinistro. Mangione sventa il mancino di Fabio, poi Ferrante prova anche lui. Fabio che adesso esce e cede il posto a Mordacci, il 5 da parte dei compagni di squadra. Come hai visto Fabio in questo secondo tempo? Sì, ottima prestazione. In generale ottima partita da parte di Fabio. Anche i compagni, ho visto dare dei 5 convinti per Fabio, che ha disputato un'ottima partita. Sta giocando sempre con più calma e consapevolezza anche. Calaia che in un modo o in un altro si riprende la palla, poi fatica, bella la palla per Mordacci con la faccia. Le esultanze sulla panchina della Mattagnanese, che è vicina al settimo risultato utile consecutivo, al settimo successo, che arriva ora perché mancano 0 secondi alla fine dell'incontro. Suona la sirena, il fischio del direttore di gara, la partita si conclude col punteggio di Mattagnanese 5 Balsa Poggese 2. Sì, abbiamo comunque visto una bella partita. Il Balsa oggi non riesce a portare a casa punti, purtroppo funziona anche così, non si può sempre vincere. Porta a casa comunque una discreta prestazione nel secondo tempo, il primo tempo un po' così così. Comunque sicuramente c'è tanto di buono da portare a casa anche da una prestazione del genere. Come dicevi anche tu prima, non si possono vincere tutte le partite, e adesso andiamo a sentire quelli che sono stati i protagonisti della giornata, mentre la Mattagnanese esulta e festeggia così la settima vittoria consecutiva. Eccoci nel post partita di Mattagnanese Balsa. La notizia di oggi è che c'è troppa Mattagnanese per un Balsa, partito male soprattutto nei primi 10 minuti, poi ha rimesso le cose a posto, però troppo tardi. Più che altro abbiamo visto anche nel primo tempo il Balsa non è partito benissimo in questa partita. Come detto, sembra già quasi dall'inizio vedere le facce dei ragazzi che non sentissero questa partita alla portata. È una cosa che secondo me ha un po' condizionato tutta la squadra, la superficialità alla base, e sanno anche loro che non hanno fatto la miglior partita possibile. L'avversario sicuramente era fortissimo oggi, l'abbiamo già detto, probabilmente la squadra più forte che hanno affrontato quest'anno, molto organizzata, giocatori fortissimi, Turek su tutti. Turek che ha fatto anche gli europei nel 2022, quindi insomma non è che hanno giocato contro gli ultimi arrivati. Troppa Mattagnanese, una squadra super in forma, una squadra che viene da 6 risultati utili di fila con questo 7, quindi prolunga ulteriormente la propria striscia positiva, ma soprattutto 7 vittorie. Dunque direi di andare a sentire le interviste che ci hanno fornito i protagonisti di questa partita. Iniziamo. Siamo qui con il mister Velimir Andrejc al termine della partita che ha portato la vittoria della Mattagnanese per 5-3. Sicuramente tanti meriti alla squadra di casa. Il Balsa poteva fare di più oggi. Sicuramente dovevamo fare di più, però poi dopo, quando tu regali i primi 10 minuti, l'approccio alla partita, e dopo 10 minuti è 4-1, dopo diventa tutto più difficile. Loro hanno voluto molto di più la partita, hanno messo molta più energia, poi dopo individualmente sicuramente sono squadra che adesso stanno facendo benissimo rispetto al girone d'andata. Loro meritatissima vittoria, dispiacere nostro che siamo tornati a girone d'andata, spero che solo un episodio, però primo tempo proprio non siamo scesi in campo, e qui ci può stare
di perdere, però non così. Avevamo nostre occasioni di entrare in partita, però evidentemente non abbiamo messo volere come sono state nelle ultime partite, come è stata solo la partita ultima a San Giovanese. Probabilmente anche campo grande ci ha messo un po' in difficoltà, perché tutta la partita poche volte siamo riusciti in fase di non possesso palla a trovare le distanze giuste uno contro uno. In questo campo grande dopo diventa tutto un po' più difficile. Abbiamo avuto una reazione, secondo tempo è finito 1-1, anche lì abbiamo avuto le nostre occasioni di poter rientrare in partita nel 4-3, non l'abbiamo sfruttata e poi dopo futsal è così. Magari le posso fare una domanda più riguardante Fabio. Oggi comunque l'abbiamo visto giocare molto, come pensa sia andato, se comunque secondo lei ha fatto una buona prestazione? Per me Fabio ha fatto una buona prestazione, perché non era tanto partita tattica dal punto di vista tattico, ma era di corsa e di spazio. Secondo me in fase sia di possesso soprattutto, ma anche di non possesso, ha fatto una buona partita, considerando che da un mesetto gioca questo sport. Mi dispiace perché alcune situazioni doveva avere un po' più di spavalderia e coraggio di provare nell'uno contro uno, perché lui queste cose ce l'ha, però piano piano secondo me può arrivare alle cose. E quello che mi piace di lui è che ogni allenamento si mette in discussione, cerca di migliorare, di aggiungere sempre un pezzettino anche di come stare in campo, soprattutto in fase di non possesso palla. Noi ringraziamo il mister Velimir Andrejić per averci fornito questa intervista, alla prossima intervista. Eccoci oggi anche col mister dell'altra squadra, Luca Pullerà. Innanzitutto complimenti mister per la prestazione della propria squadra, siete stati davvero grandiosi, soprattutto nei primi 10 minuti dove avete già messo un'ipoteca sulla partita. Poi dopo insomma sono un attimino pareggiata, però quello che abbiamo visto è stata una grande squadra. E le chiedo, i suoi ragazzi dove possono arrivare, perché oggi il calcio a 5 che avete espresso è davvero di alto livello. Sì, allora siamo in un momento positivo, direi, siamo abbastanza contenti e oggi noi si temeva questa partita e la temevamo molto, sono sincero, anche in settimana ci ho lavorato tanto, ho guardato tanti video che grazie a voi un po'. Quindi per colpa nostra. Anche grazie a voi, guardavo tante cose, perché comunque è una squadra che ha rinnovato tanto a dicembre, che è in continua evoluzione, trasformazione e viene da due risultati secondo me importantissimi come la vittoria in casa con Pontedera e quella a San Giovanni, che insomma sono risultati importanti. E noi oggi abbiamo cercato di fare una partita seria con una bella intensità difensiva, siamo contenti, all'inizio siamo partiti forte, spesso ci capitava di non essere aggressivi a livello difensivo, a livello di intensità all'inizio, invece oggi siamo stati bravi. Oggi avete raggiunto il 7° risultato utile consecutivo, la squadra migliore in campionato in questo momento è la Mattagnanese. Non gliela gufo mister, però è la Mattagnanese, ma l'obiettivo ora può essere la Serie A2. Allora, il nostro obiettivo è cercare di farsi trovare pronti tutti i sabati. Noi siamo partiti un po' a fari spenti, abbiamo fatto nel girone d'andata 5 sconfitte di fila. Queste 5 sconfitte nel girone di ritorno 2 partite le abbiamo vinte, ora abbiamo le prime 3. Olimpia Regium sabato, Bologna e poi Grosseto, quindi lì sarà bello giocare queste partite, perché comunque abbiamo preso anche un po' consapevolezza dei nostri mezzi rispetto magari all'inizio della stagione, in cui squadra nuova, allenatore nuovo, risultati che comunque non erano buoni, avevamo un po' perso anche le nostre certezze. Allora noi ringraziamo il mister Luca Pullerà, grazie mille mister per l'intervista che ci ha concesso e ancora complimenti per la partita, perché siete stati di alto livello. C'è da riconoscere anche insomma i meriti dell'avversario, in questo caso è giusto riconoscerlo. Ragazzi, il lavoro quindi che fate è incredibile, davvero veramente bello, fatto bene. E si parlava in settimana, Sky a Salso Maggiore quando fanno le partite di Serie A non hanno questa qualità d'immagine proprio nel posto giusto al momento giusto. Complimenti ragazzi, veramente. Grazie mille mister, siamo onorati da questo suo commento. Merito vostro, davvero. Grazie mille mister. Eccoci quindi qui con Fabio, appena finita la partita. Le tue impressioni su questa partita, come hai visto la tua squadra oggi, cosa ne pensi in generale su come è andata la partita? Era una partita molto difficile, penso che siamo andati un po' in difficoltà all'inizio. Si è messa in salita, abbiamo fatto fatica a riprenderla, quindi è stata molto difficile. Comunque si deve fare i complimenti agli avversari, che erano veramente molto bravi e avevano davvero un po' di giocatori che ci hanno messo in difficoltà molto forti, quindi facciamo anche i complimenti a loro. Come ti sei trovato oggi in campo? Comunque ti abbiamo visto giocare con un bel minutaggio. Come reputi la tua prestazione? Come ti sei trovato nei meccanismi della squadra? In generale della partita di oggi non penso di essere andato male, però speravo di fare gol, visto anche che magari faccio un po' fatica a trovare minutaggio, quando ce l'ho dovrei provare a sfruttarlo meglio e fare gol, però a parte questo non è andata male, è solo mancato il gol e la vittoria. Eccoci con Fabio ed eccoci anche con le mie domande. Innanzitutto Fabio, volevo farti i complimenti per la prestazione di oggi, perché secondo me è davvero di alto livello, hai sfiorato il gol, in alcuni casi ci sei andato talmente tanto vicino che la domanda che mi verrebbe da porti è mancato un po' di lucidità o un po' di convinzione? No, penso che la parte più difficile sia sbloccarsi. Se riesco a fare gol penso che diventi più facile continuare a farne, quindi ho un po' di pesantezza di fare il primo gol, penso che sia questo. Peccato per quel 2 contro 1 con Calaia. Calaia voleva il pallone, me lo diceva prima anche a telecamere spente, qualora gliel'avessi passata lui te l'avrebbe ripassata per poi il gol più facile del mondo, il gol da futsal. Lì cos'è mancato? Sì, innanzitutto non ho visto Calaia, poi ho un po' esitato perché non ho capito bene come ho preso palla, pensavo che si fosse fatto male il giocatore e quindi ho un po' esitato cosa fosse giusto fare, se metterla fuori o continuare. Poi ho continuato, però quell'esitazione che mi sono portato dietro mi ha fatto sbagliare. Bella risposta.
piccola sorpresa per te, Fabio. Infatti oggi ad assistere la partita c'erano anche dei tuoi fan, ovvero venite dentro ragazzi. Li invitiamo ora tutti dentro, così andiamo in chiusura tutti quanti assieme. Vieni anche tu, Fre, presentatevi. Ciao, sono Marco. Pietro. E Francesco. Noi ringraziamo Marco, Pietro, Francesco. Da quanto tempo ci seguite, ragazzi? Da un po' di tempo, da quando Fabio giocava all'Etrusca, da bambino. Quindi, insomma, siete cresciuti con i nostri video. Da dove venite per aver visto la partita quest'oggi con noi? Da Borgo San Lorenzo, da dove si è già fatta la partita. Voi lasciate sempre mi piace, iscrizione al canale, ok? Lo vogliamo ricordare anche al pubblico. Ditelo voi, che magari a voi va ascoltando di più, perché noi forse siamo antipatici, brutti, non lo so. Lasciate mi piace e iscrivetevi al canale. Allora, ragazzi, ma chi è il vostro giocatore preferito del Balsa? Il mio è l'arciere Calaia. Fabio, dai, Fabio. Fabio. Un 2-1 per Fabio, devo dire. Avrei concordato con l'arciere Calaia. Quindi, ragazzi, noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del filmato. Come dicevano prima anche ragazzi, iscrivetevi, lasciate un like, commentate, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news. Allora, ragazzi, non ci resta null'altro se non darvi appuntamento a giovedì prossimo col nuovo format Fabio col calcio a 5. Un saluto da tutti quanti. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.